nella disciplina sportiva agonistica e nella formazione economica in chiave accademica che è possibile rintracciare il modo in cui Yorgos Lanthimos costruisce meticolosamente il suo cinema. L'autore ellenico lavora infatti la struttura dei suoi lungometraggi con ricerca compulsiva e un certo grado di alienazione e asetticità, al di là poi ovviamente della caratterizzazione psicologica dei suoi personaggi. Per cui diciamo che il basket, ma più in generale la preparazione sportiva, hanno lasciato nel regista l'attenzione ai fondamentali, ai dettagli e ad essere scrupoloso, mentre gli studi in business administration l'hanno aiutato ad essere freddo e distaccato, poco confortevole e confortante, ma soprattutto rigoroso. E tutto questo è perfettamente rintracciabile nella sua poetica fin dal suo esordio datato 2005. In 20 anni di carriera, infatti, Lanthimos è quasi sempre riuscito nei suoi intenti, sia nel suo cinema più europeo che in quello più hollywoodiano, creando anzi una sua specifica grammatica autoriale tra il grottesco e il postmoderno che oggi ha davvero pochi eguali, o perlomeno in ambito mainstream. Con l'uscita di Kinds of Kindness in sala, vogliamo quindi stilare una classifica dell'intera filmografia del regista, provando anche a raccontarvi diverse sfumature della sua arte. Il primo lungometraggio di Yorgos Lanthimos è anche quello che nasconde lo spirito più innocente e intraprendente di un regista ambizioso e visionario. È un dramma infatti sporcato da qualche pennellata di thriller, profondamente legata alla cinematografia greca ed europea di fine anni 90. Ci sono quindi di mezzo indagini, omicidi e uno strampalato trio di protagonisti che tenta di venire a capo del mistero con fare a dir poco maldestro, ricreando inoltre in chiave teatrale le scene del crimine e superando i confini tra realtà e finzioni nelle loro rispettive vite personali. E certo è un debutto meno folgorante rispetto ai successivi Dogtooth e Alps, eppure c'è la già al suo interno sensibilità e tematiche care all'autore, che infatti non verranno mai meno nel suo cinema e anzi si faranno sempre più forti e decisive. Un film questo che parla ancora, di nuovo, sempre di rapporti umani e nello specifico del lutto. Alps è infatti il nome di un collettivo che aiuta le persone che richiedono il loro intervento a superare il dolore della perdita. E lo fanno sostituendosi per un certo periodo alla persona scomparsa, alleggerendo dunque il carico emotivo dei familiari. Il punto centrale dell'opera è quindi che realtà e finzione sono inestricabili nella mente dell'individuo, che sceglie spontaneamente a cosa credere. Gli Alps intervengono nel momento del bisogno, allenandosi per entrare nel personaggio, per diventare dunque altro oltre se stessi e in alcuni casi anche per fuggire da se stessi. E neanche a dirlo, è un film dove il disagio gioca un ruolo fondamentale, e per questo anche estremamente respingente ma al contempo anche affascinante, dove il tema identitario poi raggiunge forse le vette più elevate del cinema di Lanthimos. È quindi Pirandello che incontra Emmanuel Carrère in un'opera spiazzante e che sancisce persino l'umanità insita nell'arte, che è sia intrattenimento che evasione da altri per altri. Un film bello e rigoroso, e forse persino troppo. Scava infatti nel mito greco del sacrificio di Ifigenia e tenta di ribaltare anche l'ideale del kalos kai agathos relativo all'identità del bello e del buono. Il ruolo della divinità passa quindi da Artemide a un ragazzo di nome Martin, interpretato da uno straordinario Barry Keoghan, che qui sembra avere un dubbio rapporto con il cardiochirurgo Steven, interpretato da un bravissimo Corin Farrell, sposato e con due figli. Il cognome del dottore peraltro è Murphy, ed è forse legato alla famosa legge pseudoscientifica, visto che tutto ciò che può andare storto alla fine ci va. Il regista restituisce quindi qui la centralità dell'uomo nel proprio arbitrio, con Steven che è costretto a rispondere alle conseguenze dei suoi errori a chi di fatto le ha subite, cioè Martin, che è possibile identificare al contempo come uomo e come giustizia divina incarnata. Ed è quindi forse per sua diretta ispirazione il film più rigido, aulico e persino inquietante horror dell'autore ellenico, con tutti i vizi e le virtù che qui ne conseguono. Un film in 3 episodi con cui Lanthimos torna volontariamente e cinicamente alle origini del suo cinema, discostandosi dunque da Povere creature. Un titolo questo che scava nella filmografia dell'autore e che unisce passato e presente in un'opera cinematografica che trova nel rifiuto dei legacci della contemporaneità la sua ragion d'essere, proponendo dunque una grottesca ma piacevole miscellanea di orrore, passione e violenza che unisce de facto l'anima più indipendente e cruda dell'autore a quella più ironica, critica e sarcastica, tuttavia senza mai dimenticare di essere strano, smaliziato, sopra le righe e affascinante. Certo, 3 ore sono forse anche troppe per un'opera di questo tipo, ma il film può comunque contare su una messa in scena e soprattutto su un ottimo cast, nonché diverse sequenze instant cult. Primo film in lingua inglese di Lanthimos, The Lobster è stato il terzo lungometraggio cosceneggiato assieme a Philippeau e decisamente anche il più curioso.
È ambientato infatti in un futuro distopico dove è vietato essere single e chi non ha un compagno o una compagna viene spedito in un hotel dove si è costretti a fare coppia con qualcuno entro 45 giorni, prima di essere poi trasformati in degli animali a propria scelta. Il titolo è legato poi al protagonista David, ovvero un eccellente Colin Farrell, che qui decide di diventare un'aragosta in caso di fallimento. È quindi un'intrigante e immaginifica riflessione sulle contraddizioni dell'amore e sulle sue mille sfaccettature, ma anche sul peso che diamo alla ricerca del partner ideale, ignorando dunque egoisticamente i sentimenti di chi ci circonda. Bramiamo infatti l'amore quando non serve e lo respingiamo quando ci è necessario, rendendolo dunque una forza emotiva naturale ed essenziale alla sopravvivenza. Ed è un pensiero questo che Lanthimos e Philippou estendono al funzionamento stesso della società, che diventa qui obbligatoriamente autoritaria, asettica e drammaticamente odiosa. Meglio quindi vivere liberi nelle foreste o diventare animali e regredire a una forma più istintiva senza pensieri e senza problemi. Per chi sta al potere questa è una punizione, ma è davvero così? Tratto dall'omonimo romanzo di Alistair Gray, a sua volta fortemente ispirato all'arte gotica vittoriana e al capolavoro di Mary Shelley Frankenstein, Povere creature è un voluttuoso e brillante ritratto della condizione femminile in un mondo fallocentrico. Emma Stone interpreta qui Bella Baxter, ossia una donna suicida nel cui corpo viene trapiantato il cervello di un bambino. Ed è un esperimento scientifico questo che si trasforma velocemente in una sferzante critica sociale quando Bella, andando oltre i propri istinti primari e sessuali, inizia a studiare e vivere il mondo e scegliendo chi essere e come farlo, emancipandosi dunque dal ruolo che gli uomini della sua vita stavano nuovamente scegliendo per lei in quanto donna. Ed è un po' come se il cinema espressionista tedesco e le sue forme così teatrali, squadrate e complesse evolvessero in un'opera più tonda e morbida senza rinunciare però a un'atmosfera un po' macabra e un po' immaginifica. Un gotico contemporaneo quindi che parla un audace linguaggio woke ma senza essere retorico né avvilente, sfruttando anzi la settima arte a 360 gradi per raccogliere tra erotismo, dramma e ironia una storia che qui parla di libertà ed empowerment, estremizzando con grazia e intelligenza i suoi ruoli. Incastonato nella cornice della corte britannica del XVIII secolo, il racconto della favorita si muove nell'ombra della storia vera di Anna Stewart e della complessa relazione con Sarah Churchill e Abigail Masham. Ed è un triangolo questo che serve a Yorgos Lanthimos per la sua riflessione sul potere e sull'ossessione, l'amore e l'arrivismo, la perfidia e la manipolazione. Ed è anche un film intenso che sfrutta molti ambienti chiusi e punti di presa ricercati, il tutto per dare all'immagine una cifra altamente interpretativa e diegetica al senso stesso del racconto. La favorita segna quindi la prima collaborazione tra Lanthimos e lo sceneggiatore Tony McNamara, con cui tornerà poi a lavorare successivamente anche in Povere creature. E già da qui comunque traspaiono elementi cardinali della sua scrittura, quali ad esempio l'erotismo, capaci di incontrare gli intenti visivi e artistici dell'autore ellenico e creando anche una grande sinergia concettuale. Dogtooth è l'opera seconda di Yorgos Lanthimos, targata 2009. Arriva a 4 anni di distanza da Kinetta, debutto del regista, e concretizza dunque l'ideale cinematografico dell'autore. Segna anche la prima e storica collaborazione con il solidale Philippou, che qui cosceneggia insieme a Lanthimos questo lungometraggio che viaggia senza soluzioni di continuità tra dramma e thriller, impietoso e respingente, sofferto e bellissimo. Già in Dogtooth è poi forte e predominante anche il tema dell'emancipazione femminile, anche se mitigato dagli abusi a cui sono sottoposti i bambini protagonisti dell'opera, manipolati e tenuti praticamente in schiavitù da un padre malvagio e padrone in una sorta di caverna di Platone casalinga. Ad ogni modo, anche qui la scusa è la stessa che utilizza inizialmente il dottor Godwin di Willem Dafoe in Povere creature: proteggere la prole dal mondo esterno violento e corrotto. Voi invece che cosa ne pensate? Quali sono i film di Lanthimos che amate di più? Fatecelo sapere nei commenti!